Dalla Newsroom 28 ringrazio subito per essere con noi, perché parleremo di calcio, di solidarietà e di tutto quello che serve per fare del bene, un bene che finirà poi all'ospedale pediatrico Giannina Gaslini. Ne parliamo con l'avvocato Franco Rossetti, dirigente amministrativo di ASEF SRL. Grazie Rossetti per essere con noi. Buongiorno, grazie a voi. E al suo fianco Alex Flyer, che invece è colui che ha fondato I Love Genova. Grazie anche a te, Alex. Ciao Giorgia, grazie a te per essere qui. Allora, siamo qui per parlare della partita del cuore. Io l'ho detto in italiano, provo a dirlo in genovese, non so come riuscirò, mi supporterete voi. Partia de cu, de cu. A partita no. De cu. De cu. Partia de cu. Se il vice direttore Matteo Angeli ride, vabbè, ci siamo capiti comunque. La partita del cuore, anche il direttore, grazie al direttore e al vice direttore che ridono. La partita del cuore ci sarà il 28 settembre alle 17:30 alla Sciorba, una serata, un pomeriggio da passare insieme a Alex Flyer per poi raccogliere dei fondi che verranno devoluti alle Gaslini di Genova. Assolutamente, la partita del cuore è una partita di beneficenza che è nata 2 anni fa, nel 2021, da un'idea di Giuseppe La Rosa e Andrea Di Marco, e con la collaborazione della polizia locale e di tutti gli artisti liguri che si sono uniti per dare un grosso segnale alla città e un grosso contributo comunque a ospedali e fondazioni. Grazie anche questo all'aiuto di alcuni sponsor, tra cui ASEF, che è qua con noi. Sì, ASEF, avvocato Rossetti, è sempre diciamo in prima linea rispetto anche alle azioni di solidarietà, di beneficenza per le varie associazioni, dalla Gigi Rotti in questo caso al Gaslini. È un supporto, è un contributo, è il partner che serve in questi casi anche ad aiutare in maniera concreta un'operazione di questo tipo, che poi immaginiamo metterla in piedi non è sempre così facile. Beh, diciamo che ASEF è sempre presente quando diciamo, a chiamare sono la Gigi Ghirotti piuttosto che il Gaslini, queste iniziative assolutamente importanti, necessarie e utilissime. In generale voi sapete che noi siamo sempre presenti sul territorio, nel campo culturale, nel campo sociale, nel campo della cultura, proprio perché l'azienda ha una vocazione, diciamo, che è una vocazione sociale, ed è bene che questo DNA venga mantenuto e venga rafforzato. In questo caso è particolarmente divertente tutto ciò che accade, anche perché noi sponsorizziamo in particolare tutta la manifestazione, ma la nostra squadra è quella degli artisti, i quali in realtà sono comici quasi più quando giocano a calcio che quando fanno i comici. Infatti l'anno scorso siamo stati travolti ripetutamente in tutte le partite fatte. Dovrebbero esserci, perché poi i loro impegni talvolta si sovrappongono, ma hanno detto sì Racco, Bottesini, Possa, ci sono i Brucia Baracche, Don Fischer, i due cugini De Marco, Vladi dei Trilli, il Buio Pesto, insomma c'è un parterre di comici non indifferenti. E tra l'altro durante la partita, perché sono 3 squadre, la polizia locale, l'Aston Birra e appunto la squadra nostra dei comici ASEF, durante la partita ci sono poi dei momenti di comicità, di intervento, diciamo sketch che vengono fatti da loro, proprio per rendere particolarmente leggero, perché lo spettacolo calcistico magari in sé non sarebbe del più alto livello, ma con loro diventa una cosa molto divertente. Quest'anno tra l'altro anticipata alle 17:30, perché c'è poi ci sarebbe stata la concomitanza con il Genoa, che ha l'anticipo di calcio di Serie A con la Roma, e quindi mentre noi avevamo giocato in serale, ma devo anche dire che avevamo giocato in serale sotto un acquazzone spaventoso, quindi quest'anno speriamo che sia un pochino più vivibile nel tempo, nella clemenza del tempo, e sì. Poi magari come diciamo capacità tecnica ci potrebbe essere un po' di differenza col Genoa, allora dite evitiamo di entrare in competizione. Andiamo a sentire, poi torno subito sì. Da Alex Flyer, andiamo a sentire il lancio di questa partita del cuore di Enzo Paci. Enzo Paci lo conoscete tutti, attore, comico, volto nazionale, che si è fatto conoscere sempre di più in questi anni. Allora sentiamo le sue parole.
Ciao ragazzi, mi avete riconosciuto, sono Mattia Pazzadore. Purtroppo io il 28, in occasione della partita del cuore, non ci potrò essere perché devo accompagnare quel cagacazzi di Enzo Paci, ma sono qua per invitarvi numerosi a prendere parte alla partita del cuore, perché è sempre un buon motivo per gridare forza Gaslini, forza bambini. Un bacino da Mattia Pazzadore. Alex? No, io dicevo che quest'anno sono stato chiamato a giocare nella squadra artisti come 2 anni fa, però quest'anno ho deciso di non giocare perché avrò un evento importante poi nei 3 giorni a seguire, quindi visto che l'anno scorso ci siamo fatti male sia io che Enrico Balbottini in campo, nell'arco di 10 minuti ci siamo fatti male tutti e due, quest'anno ho deciso di non giocare, ma sarò comunque presente e ci faremo un sacco di risate, quindi il nostro messaggio è di esserci in tanti e oltretutto ora penso che ci stiano seguendo in tanti perché ho messo il post che ero qua sul gruppo e ci saranno un sacco di membri del gruppo che ci stanno seguendo dalle loro poltrone elettriche perché sono tutte gente un po' avanti con l'età, che saluto. Diciamo che ci si prepara a questo evento del 28 Rossetti, vado oltre, avete qualcos'altro pronto lì nel cassetto, lì in fase embrionale da raccontarci, magari anche da qui ai prossimi mesi con la fine del 2023, l'inizio del 2024, lo diceva lei prima, noi continuiamo sempre, cerchiamo di dire di essere presenti ogni volta che si può fare qualcosa di importante in questo senso. Ma noi diciamo, cerchiamo di essere sempre vicini alla città e vicini alle iniziative. Ci siamo molto impegnati nel campo del pets, degli animali, e sì, non posso rispondere più di tanto, nel senso che mi auguro di poter dare a breve una risposta positiva alla richiesta che c'è del famoso forno per l'incenerimento degli animali. Stiamo lavorando su un paio di siti che potrebbero essere quelli buoni e quindi non voglio illudermi più di tanto perché non è facile a Genova trovare delle location adeguate, però spero di riuscire a dare una risposta agli animalisti e tra l'altro avremo proprio un incontro, una cosa che ci è piaciuto fare con il corpo della polizia, proprio il corpo cinofilo, abbiamo così fatto un accordo per cui quando i loro animali vanno in pensione e ahimè quando poi mancheranno, noi ci occuperemo direttamente, ovviamente gratuitamente, della cremazione dell'animale, della restituzione delle ceneri al padrone, perché poi io ho visto che i padroni sono ovviamente molto affezionati ai loro cani, ma gli istruttori di questi animali lo sono veramente in maniera particolare. Comunque sulla partita del cuore io dico, mi raccomando, mano al cuore ma anche mano al portafoglio, che vengano numerose le persone, che siano generose, perché diciamo tutto va al Gaslini completamente, tutti questi comici, tutti questi artisti, tutti coloro che intervengono non hanno neppure diritto a rimborso spese, per essere molto chiari, quindi è veramente tutto per il Gaslini. Sarà divertente, ci saranno anche dei concerti, ripeto, ci saranno anche Nicolini, Onofri, degli ex giocatori veri di calcio, insomma sarà una bella serata. Coloro che hanno fatto la storia di Genoa e Samp, allora andiamo a sentire, avete sentito Enzo Paci, andiamo a sentire Di Marco, lui, come lancia lui la partita del cuore del 28 settembre. Sa che mi sono perso, perché sto andando verso Genova, che il 28 di settembre abbiamo una bellissima partita, la partita del cuore alla Sciorba all'interno di una manifestazione Val Pisagno in Sport, una cosa bella, che ci sarà la squadra della polizia locale, che con tutti i loro autovelox sono allenatissimi, e poi ci siamo un po' di artisti. La partita del cuore, tra l'altro, io ho fatto fare un'ecografia, ma hanno trovato il cuore, quindi io sono. Mi hanno fatto anche l'elettrocardiogramma, cioè tutti quei disegnini che siamo ai confini del comune di Serrarico, quindi io sono pronto per la partita del cuore, ci vediamo il 28 di settembre alla Sciorba, partita dalle 19, nazionale artisti, nazionale, la Genovale artisti e un po' di altre, e te, l'incasso andrà devoluto in beneficenza al Gaslini, e te, è il mio cuore, ci vediamo.
E allora il 28 settembre a partire dalle 17.30 alla Sciorba di Genova, la partita del cuore, a voi la chiusura se volete dirlo in genovese. Io non lo faccio più, non mi ci cimento più in questa prova fallita, in pagella avrei preso due, quindi se volete chiudere voi ricordando davvero l'importanza di questa organizzazione che, lo si diceva prima, non è semplice anche per gli impegni di tutti. Beh ragazzi, come avrete visto c'è Andrea Di Marco, quindi il divertimento assicurato, vi aspettiamo numero. Beh, diciamo intanto ricordiamoci che rientra, come ha detto Di Marco, nella più ampia attività di Valbisagno Sport, che sono giornate dedicate a quello, quindi presidente del municipio Ure Massi e l'assessore allo sport Torretta Luciana sono state attivissimi nella loro partecipazione. Beh, se volete il saluto finale, allora se vediamo a partire du queue, veni in tanti e generosi. Siete stati bravissimi, voi invece voto in pagella 10, grazie all'avvocato, grazie. Franco Rossetti di ASEF, grazie Alex Fryer, il blog I Love Genova. Grazie a voi per averci seguito.